Dio è una persona, non un'entità astratta. Prima di essere un giudice e un padre a cui abbandonarsi, capace di ascoltare, commuoversi, leggere nel cuore dell'uomo. Il Salmo 17, che ascolteremo oggi, a rimarcare questa verità. Saggia il cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia. In questo Salmo è presente una pedagogia spirituale molto chiara. Chi dichiara che la sua condotta è ispirata alla volontà di seguire il Signore, di lasciare a Lui ogni giudizio, ammette anche che la forza per mantenersi integro deriva proprio da questo affidamento. Talvolta percorriamo sentieri impervi e una distrazione può metterci in pericolo. È importante non perdere il segnavia e ammettere di aver bisogno di una guida che ci preceda e annulli l'arroganza di giudicare. Oggi siamo invitati a pregare con fiducia al Signore, rinunciando al nostro orgoglio e ai nostri sogni di onnipotenza. Custodiamo la speranza di essere testimoni fecondi che possono e vogliono indicare la via percorsa da Cristo.